Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E allora, mettiti comodo. Non ti agitare e stai tranquillo. Capito quale? Mi raccomando, perché questa ogni scusa è buona. Mo' hanno detto che ti vedono in agitazione e quindi ti vogliono far dormire. Secondo me, gatta cicova, cuore mio, non voglio fare l'uccello del malaugurio, assolutamente. Ma non è che questi, mo mi è venuto un dubbio atroce, non è che questi, anziché trasferirti a Miulli, ti portano da qualche altra parte. No, non voglio metterti i vermi in testa, né tantomeno ti voglio far agitare, assolutamente. Però, sai, ci si può aspettare di tutto da quell'essere, insomma. Vabbè, con le mie, vediamo. Può essere pure che una, è solo una mia, come si dice, fantasia. Può essere pure che veramente, cioè, sto fantasticando. Se cos'è. Ti puoi aspettare di tutto e lo sappiamo benissimo, lo sappiamo benissimo. Magari anziché portarti lì, ti porto in un'altra parte e io voglio di aspettare là. E poi magari quando ti svegli dici: oh, perbacco, ma scusate, ma dove mi trovo? Che ospedale è questo? Ma no, questo è, stiamo a Washington. No, non sia mai, cuore mio, non sia mai. No, vabbè, l'unica cosa è che mi hanno un po' messo, come si dice, il dubbio quando hanno detto che forse ti devono addormentare, e quindi quella cosa mi ha un po' iniziato a fare impensierire, insomma, ma niente di che. Vabbè, dai, cuore mio, sarebbe assurdo una cosa del genere. Certo, niente assurdo per quello, però. Per un essere normale, una cosa assurda. Magari cambio di destinazione all'ultimo secondo. Sai, come è avvenuto quella volta che dovevo andare a Bari, da Bari ci siamo trovati a San Giovanni. Vabbè. Vabbè, vediamo, cuore mio, vediamo, vediamo un po', dai. Ma non voglio metterti ansia assolutamente. Volevo giusto farmi due risate con te. Per sdrammatizzare un po' e farci una risata su, insomma. Va bene? Beh, mi raccomando, tu l'importante è che ci avvisi quando stai per partire. Comunque, devo dirti, effettivamente è così, come dicevi tu, io ho chiamato all'accettazione e mi hanno detto che non serve il tampone per l'ingresso nel reparto VIP, diciamo così, va nelle stanze a pagamento praticamente, quindi non c'è bisogno di questo tampone, assolutamente si può entrare in maniera molto tranquilla. Va bene, cuore? Beh. No, vabbè, sarebbe da pazzi, sarebbe da manicomio, vabbè, sarebbe veramente da ricoverarsi al manicomio se succede una cosa del genere, non la voglio neanche pensare, ci sto ridendo su perché alla fine veramente sarebbe assurda una cosa del genere. Però vabbè, ridiamoci su, cuore mio. Va bene, vediamo lo stato. Dai, cuore, poche ore e siamo vicini. Leggiamoci questi altri stati, va, oggi. Vediamo la ciccia che dice: chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. Poi, saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altro. E questo deve essere, questo è l'essenziale. Tanto le cose che devono accadere, accadono, anche se tu non insisti, non le cerchi. Sono loro che prima o poi vengono a cercarti. Non aspettare il momento perfetto. Prendi il momento e rendilo tu perfetto.
La ciccia. Vediamo, vediamo ancora. Vediamo il filosofo. Nessuno di noi cresce senza ferite. La differenza sta nel chi lotta per guarire. Questa è di Neruda, Pablo Neruda. Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno, né il primo né l'ultimo, ma l'unico. Mi sono incenerito. Allora, poi. Sii attento a come parli, con le tue parole crei il mondo attorno a te. Vediamo che dice. Se mettiamo il Vangelo al centro e lo testimoniamo nell'amore fraterno, possiamo guardare al futuro con speranza. Quindi facciamo così. Se mettiamo il Vangelo al centro e lo testimoniamo nell'amore fraterno, possiamo guardare al futuro con speranza. Va bene, dai, va bene. Speriamo bene, speriamo bene. Poi. E questa è diciamo, il poeta Paola Felice. Tenete in braccio i vostri bambini fino a che non sentite più le braccia. Fateli dormire nel lettone fino a che non arrivano, non avranno più paura del buio. Baciateli a quintali di baci. Dite loro quanto sono belli e bravi a ogni piccola sfida vinta. Cresceranno forti e sazi d'amore, così da non avere necessità di mendicarlo da nessuno, poiché non gli è mai mancato. Questi non sono vizi, conosceranno il loro valore perché l'abbraccio instancabile delle vostre braccia vi ha insegnato l'amore. Bambini, ancora. Allora, ti leggo l'ultimo, questa che mi piace assai assai. Se mettiamo il Vangelo al centro e lo testimoniamo nell'amore fraterno, possiamo guardare al futuro con speranza. Va bene. Ok, cuore mio, tutto a posto. Abbiamo letto gli stati. Oggi Giuseppe devo portarlo dalla dottoressa. Niente, cuore mio, l'unica cosa, ovviamente, sai benissimo quando stai per che ti è tutto pronto, insomma, per il trasferimento, che ti avvisano, ti diranno sicuramente fra 10 minuti partiamo, non lo so se ti avvisano, no? Mandaci un messaggio che noi saremo lì ad aspettarti. Mi raccomando, cuore mio. Niente agitazioni, zero, perché vedi questo, ogni pretesto è buono. Tipo stamattina, diciamo, ti vediamo un po' agitato, ti vorremmo far dormire, quindi non ha senso. Quindi rilassati, stati tranquillo, cuore mio, e vedrai che andrà tutto bene. Va bene? Beh, ci aggiorniamo a dopo. Va bene, cuore mio, io vado a mangiare e ci aggiorniamo strada facendo. Va bene, cuore, mi raccomando. Stai tranquillo, cuore mio, stai veramente tranquillo. Un bacio, un cuore e un abbraccio. E ti voglio bene assai assai, ricordatelo sempre. Ciao, cuore mio. Ciao.